Il podcast di Libro Quotidiano. E conseguentemente anche il vice premier dice: non possiamo non usarli, perché poi noi perdiamo credibilità internazionale. Ma a dire il vero, tutte le analisi che ho visto sui vari giornali, al netto dello strepitare dell'opposizione, che vede insomma ormai nel PNRR un nuovo totem, no? Quasi divinizzato, per cui non si può criticare, non si può parlare, non si può ipotizzare di rivederlo. Tutti quelli che affrontano il problema del consenso pragmatico fondamentalmente hanno condiviso la mia preoccupazione, che non è l'intenzione di non spendere i soldi, ma è un'analisi logica della situazione. Allora, il PNRR è impostato in modo tale per cui non si può usare per le infrastrutture, perché la scadenza dell'utilizzo di quei fondi è il 2026. E in Italia qualsiasi magistrato si può alzare, qualcuno può fare ricorso e si blocca tutto. Un'opera che deve ancora partire non sarà mai finita nel 2026, questo l'ha detto anche il ministro Fitto. Dove potranno essere utilizzati sulle infrastrutture? Su quelle infrastrutture che già erano avviate, penso al terzo valico, e con i soldi del PNRR saranno concluse e in quel modo si sono liberate risorse statali per fare altro. Però insomma, su tutto il resto sappiamo che le infrastrutture nel 2026 non finiscono. Allora, quello che propone Fitto che cos'è? Chiedere una ricontrattazione all'Europa per dare una scadenza diversa all'utilizzo di questi fondi. Quindi se ci danno più tempo per spenderli, allora riusciremo a spenderli. Diversamente sappiamo già che nel 2026, non riuscendo a spenderli, piuttosto che buttarli via, visto che si tratta di debito aggiuntivo a un tasso tra l'altro da determinare, beh, ci penserei un attimo. Ecco, questo è il tema è questo, cioè noi dobbiamo ricontrattare con l'Europa il PNRR, questo è quello che ci è venuto a spiegare il ministro Fitto, spiegando quella che è la situazione, dobbiamo ricontrattarlo sia nei tempi, tema delle infrastrutture 1, sia anche nelle finalità. Io vi faccio un esempio: il modo più veloce per spendere questi fondi dal mio punto di vista è anche per avere la certezza che siano spesi in quelli che sono le missioni del PNRR, quindi la digitalizzazione, l'innovazione, l'ecosostenibilità. A mio avviso il modo più semplice è quello di darlo alle imprese. Se noi le diamo alle imprese per innovare i macchinari, per fare delle operazioni di miglioramento della produttività, sappiamo che rispetteremo i tempi e staremo nei canoni del PNRR, ma per farlo abbiamo bisogno... Imprestarli alle imprese? Abbiamo bisogno dell'autorizzazione, o imprestarli, da fare dei crediti d'imposta, esattamente come era Industria 4.0, che già in parte è finanziata dal PNRR, ma per farlo ovviamente abbiamo bisogno di un'autorizzazione dall'Europa. Quindi noi abbiamo un atteggiamento pragmatico, cioè noi diciamo spendiamoli bene, perché per spenderli male... Darli alle imprese per fare opere pubbliche. Darli alle imprese per innovare le aziende, per fare in modo che ci sia un investimento nell'innovazione, che si migliori la produttività, che si migliorino i macchinari, cioè tutte quelle cose che Industria 4.0 permetteva di fare. Quindi non per le infrastrutture, non per le opere pubbliche. Non... No, sulle infrastrutture allungare i tempi. Okay. Quindi sulle infrastrutture bisogna allungare i tempi. Un modo per spenderli velocemente in modo produttivo può essere quello di aiutare le imprese a innovare. Imprese che non avendo più le misure di credito fiscale, ma poi una volta, le imprese ci restituiscono i soldi? No, attraverso... Io penso che dovremmo, visto che sono fondi che possono essere usati per gli investimenti, fare dei crediti d'imposta alle imprese e per aiutarle a coprire una parte dei costi, penso sia un modo per incentivarle. Lo stesso metodo, ripeto, degli incentivi fiscali che sono stati dati fino adesso. Adesso con Industria 4.0 il 40%, 50% dell'investimento era coperto con un credito d'imposta, quindi diciamo pagato dallo Stato in uno scalo delle tasse. Usare il PNRR per questo penso che ci permetta di spenderli bene e ci permetta di fare reale innovazione. Terraverso, non so neanche che cosa voglia dire, ma si chiama Terraverso.